Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un prodotto molto molto carino che ho scoperto da pochissimo e voglio fare questa recensione super rapida ed è questo prodotto di Maybelline che si chiama Tattoo Brown Long Lasting Tint. Praticamente è una tinta per sopracciglia che va stesa sulle sopracciglia, si aspetta un tot di minuti, adesso poi parleremo nel particolare di come si utilizza. E poi una volta appunto asciugata si toglie via e resta appunto il tatuaggio delle sopracciglia per diversi giorni. Io ho provato questo prodotto già 5-6 volte e mi sento pronta appunto per parlarvene e per dirvi un po' che cosa ne penso. Questo prodotto lo troverete appunto in tutte le profumerie che vendono Maybelline, quindi Acqua e Sapone, vari supermercati che hanno Maybelline. Io in particolare l'ho preso in una profumeria qui appunto nel mio paese e costa 12 euro, 11,90 per la precisione, e ne esistono di 3 colori. In particolare quello che ho io è il medium brown e ne esiste una colorazione più chiara e una più scura. Questa è perfetta appunto per il mio tipo di capelli. Ora che ho schiarito un po' i capelli, come potete anche vedere, avrei potuto prendere anche la colorazione più chiara, ma chi vede spesso i miei video sa che a me le sopracciglia piacciono particolarmente scure, quindi ho deciso di acquistare questa colorazione che per me è perfetta. Sulla confezione dice di applicare appunto questa tinta e di lasciarla asciugare per almeno 20 minuti. Questo sarà il primo risultato appunto che avremo dopo 20 minuti, togliendo appunto la tinta come se fosse una seconda pelle, una pellicina, e avremo appunto il tatuaggio appunto alle sopracciglia. Si può aspettare anche più tempo, io ho provato una posa di 20 minuti la prima volta, di 2 ore la seconda volta e di tutta la notte la terza volta. La posa appunto di mezz'ora è quella secondo me perfetta, perché appunto dà un disegno con un colore molto molto naturale, e quella di 2 ore invece tende a mantenere la stessa colorazione ma tende a durare qualche giorno in più. In particolare quella appunto da mezz'ora mi è durata 2 giorni e mezzo, mentre quella da 2 ore tende a durare appunto un 3-4 giorni, almeno a me, che solitamente appunto cerco quando la metto di non strofinare troppo le sopracciglia quando vado a struccarle. E mentre quella che ho applicato tutta la notte è sicuramente il risultato che dura di più, però ho notato che il colore tende a virare poi sul rosso quando tende a sbiadire, cosa che a me non piace particolarmente perché comunque non ho più i capelli che tendono appunto al rosso avendoli schiariti più sul castano chiaro, e quindi preferisco non fare la posa appunto tutta la notte. Comunque potete tranquillamente tenerlo tutta la notte e non macchia il cuscino, perché si asciuga in pochi secondi e poi va via soltanto appunto quando andate a fare il peel off. E c'è da dire che la posa di mezz'ora è quella che tende a strappare di meno le sopracciglia, nel senso che quando voi la togliete i peletti non vengono assolutamente via e il peel off si toglie in maniera super facile, non tira assolutamente. E la posa di 2 ore altrettanto, quella tutta la notte invece no, perché il peel off tende poi a tirare un po' le ciglia, le sopracciglia, e se le avete particolarmente deboli questo non è congeniale, soprattutto se ne avete pochi, perché rischiate poi di perdere appunto qualche peletto strada facendo, cosa che appunto vi sconsiglio. Anche per questo la posa appunto tutta la notte non mi è piaciuta particolarmente, perché dopo mi ha fatto abbastanza male andarla a togliere via. E la confezione è questa, onestamente, se me lo metto a fuoco, onestamente mi aspettavo un contenitore un po' più grande, però ho notato che comunque lo utilizziamo poche volte durante la settimana, non è un prodotto che va utilizzato ogni giorno, quindi devo dire che come quantità penso che sia appunto giusta, anche se ovviamente il prodotto non l'ho finito perché ve l'ho detto, l'ho usato solo 5 volte. All'interno si apre e c'è questo scovolino che assomiglia molto a quello praticamente delle tinte labbra, solo che qui alla base ha dei peletti praticamente. Ora non posso toccarlo perché altrimenti mi macchio la mano. Ha praticamente dei peletti e serve appunto per l'applicazione. L'applicazione con questo scovolino è abbastanza difficile, infatti vi consiglio sempre l'utilizzo di una matita. Adesso noi andiamo a provarlo insieme, perché io ho le sopracciglia totalmente appunto sbiadite, è andato via il colore, quindi lo andiamo a provare insieme e vi faccio vedere appunto com'è anche il risultato finale dopo un'applicazione di 20 minuti.
Una cosa appunto che vi voglio dire, è importante in questa fase non sbagliare, perché altrimenti sarà difficile mandare via il tatuaggio nell'immediato quando sbagliate. Io ho già fatto un video su come realizzare e disegnare le ciglia in base alla vostra forma del viso, in base appunto alle vostre caratteristiche, al colore dei capelli e tutto. Lo troverete appunto questo video all'interno, o lo metterò nell'info box, ho appiccicato qui da qualche parte nello schermo, ma in ogni caso, se me ne dovessi dimenticare, si trova nella playlist sul make-up, e in particolare sono le lezioni di self make-up che vi ho proposto appunto nel mio canale. E quindi adesso andiamo ad utilizzarlo, vi faccio vedere che cosa vi occorre. Allora, avvicinate un po' la videocamera così vedete più nel dettaglio com'è l'applicazione. Quello che vi serve è assolutissimamente dei cotton fioc, che vi servono nel caso in cui ci dovesse essere qualche piccola sbavatura. Questi sono fondamentali, perché se non la togliete subito vi macchia proprio la pelle. La seconda cosa che vi occorre, come vi dicevo prima, è un pennellino, possibilmente con... oddio, si è spiccicato, possibilmente con uno scovolino attaccato, pulito, oppure a parte un pennello proprio con solo lo scovolino, e poi ovviamente la nostra tinta, perché senza di questa non facciamo niente. Toglietevi tutti i capelli dal viso, perché altrimenti appunto si vanno ad appiccicare sulla tinta e rischiate appunto che vi vanno a sbavare, tanto comunque, come vi ho detto, si asciuga in pochi minuti, quindi poi eventualmente potrete anche tenere i capelli sciolti. Io per prima cosa vado a pettinare tutte le mie sopracciglia. Una volta che ho sistemato come preferisco tutti i peletti, vado a prendere la mia tinta e vado a prelevarla con un pennellino da precisione, perché trovo che col pennellino sia molto più facile. Lo scovolino che danno in dotazione è troppo cicciottello, magari se avete le sopracciglia più spesse delle mie vi viene meglio. E vado normalmente a disegnarle come farei solitamente. Faccio prima uno strato abbastanza sottile di prodotto, ma il prodotto poi alla fine non dovrà essere steso in maniera sottile. Quando arrivo nella parte iniziale non faccio una linea netta, perché altrimenti vi farà proprio lo stacco, come è successo a me nella prima applicazione, ma vado a dare fare delle linee come se volessi disegnare dei peletti. Vado a migliorare un po' i bordi, e una volta che ho fatto la mia forma, così come la preferisco, vado a ripassare, a mettere tanto prodotto. Questo è importante, perché se ne mettete poco non riuscirete poi a fare il peel off, quindi funziona un po' come la maschera nera, non ne va messa troppo poca. Ovviamente questo lavoro, come vi dicevo, va fatto non fino alla fine, perché altrimenti vi fa uno stacco netto. Proprio per questo, se doveste andare troppo in là, vi consiglio con lo scovolino di portare indietro il prodotto. Vado a fare una terza passata. Ok, adesso vado a disegnare l'altra e poi ci vedremo tra 20 minuti, così vi faccio vedere come si toglie e vi parlo un po' delle considerazioni finali, perché c'è ancora qualcosina da dire. Ok ragazzi, sono appena passati 20 minuti e questo è il risultato. Come vedete non macchia, si è proprio asciugato. Adesso andiamo a fare il peel off, così vi faccio vedere l'effetto finale. Mi aiuto con l'unghia e come vedete c'è la pellicina, e adesso la tiro. Si tira in un unico strato, perché ne abbiamo fatto tanto, e non tira assolutissimamente le sopracciglia. Questo lo voglio ben specificare, perché non fa male. È importante che si tiri così, in un unico strato, e ci riuscite solo se fate tre passate del prodotto, quindi ci deve essere abbastanza prodotto. E questo è il risultato finale, quindi come vedete un effetto molto 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 bello. Adesso vi dico un paio di cose. Questo effetto così definito ce l'avrete soltanto quando andate a fare il peel off. Già dalla prima volta che vi andate a struccare qualcosa si perderà.
Io solitamente quando lo faccio il giorno stesso non disegno le mie sopracciglia e neanche il giorno dopo. Dal terzo giorno in poi, anche se il tatuaggio comunque tende ancora ad esserci, maledetto cellulare, tende ancora ad esserci, siccome mi piace questo effetto così molto molto definito, tendo comunque a ridisegnarle, almeno appunto nei contorni che sono i primi che vanno via, perché sono dove non ho i peletti. E quindi è un prodotto che io consiglio alle persone che amano le sopracciglia molto naturali, perché come vedete io mi metto un po' vicino alla telecamera così vedete bene appunto la pelle. Come vedete non dà assolutissimamente un effetto finto, almeno per il mio punto di vista, ma è un effetto comunque molto naturale. Solitamente quando io disegno le mie sopracciglia tendono a vedersi molto che sono disegnate. Invece mi accorgo di come si vede appunto poco quando faccio questo punto, quando utilizzo questo prodotto della Maybelline. Serve anche a quelle persone che magari non hanno tante ciglia, che odiano stare struccate, proprio perché si vede appunto la differenza tra il prima e il dopo. A me piace anche il fatto che comunque quando sono a casa e sono struccata mi guardo allo specchio e non mi vedo particolarmente brutta, ho le sopracciglia comunque carine anche se sono struccata, anche solo per stare a casa. Altrimenti appunto, se non ve ne frega niente, forse sarebbe meglio utilizzare un prodotto che va utilizzato appunto ogni giorno e che si strucca. È anche vero che gli ultimi giorni in cui il tatuaggio appunto è sbiadito ma c'è ancora, è molto più facile disegnare le sopracciglia, perché basta riempire semplicemente appunto i contorni, perché il centro tende ad essere, a restare più a lungo per il fatto appunto che ci sono più peletti. Mi si è sbavato il rossetto. E per il fatto appunto che ci sono più peletti, quindi vado semplicemente a riempire il contorno. Praticamente in un minuto mi sono già disegnata le sopracciglia, e solitamente considerate che io perdo dai 3 ai 5 minuti per farlo, quindi è un risultato appunto ottimo, anche se il tatuaggio non resta perfetto per tanti giorni. Sicuramente è un prodotto appunto che consiglio a chi ha già manualità nel disegnare le sopracciglia, non lo consiglierei a chi non sa dove metterci mani, perché se sbagliate appunto vi resta così e sarà difficile toglierlo. Io ho provato a toglierlo anche con l'olio, anche perché io mi strucco solo con l'olio, e devo dire che non viene via, quindi dovete avere appunto un attimino di accortezza quando andate ad applicare il prodotto, altrimenti vi resterà inevitabilmente la pelle macchiata per diversi giorni con delle sopracciglia storte. E detto questo, comunque la mia impressione è più che positiva. Mi è piaciuto davvero tanto questo prodotto, sicuramente lo ricomprerò, e io spero che questa recensione vi sia stata utile. Come sempre vi invito a mettere un like al video se vi è stato utile, e iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video, e se volete c'è anche il mio profilo Instagram dove pubblico spesso appunto le foto delle cose che compro, dei trucchi che faccio. Se vi fa piacere appunto seguitemi anche là. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacio a tutti, ciao!